un punto materiale di massa m con 1 pari a 500 grammi è legato ad un filo inestensibile di massa trascurabile di lunghezza L pari a 60 cm. Esso ruota con velocità v costante, descrivendo una traiettoria circolare su un piano orizzontale. Sapendo che l'angolo teta con la verticale è di 45 gradi, determina domanda A, la tensione T del filo, la velocità v di rotazione, domanda C, la componente tangenziale a con T dell'accelerazione, domanda D, il periodo T del moto. Ah, questo è un problema che, ti ripilo, che stiamo svolgendo, abbiamo visto già tanti, riguardanti il pendolo conico, che mi ha inviato alla fine dell'estate scorsa, quindi quando appena era cominciato il canale, la rubrica, questo appuntamento, questione di fisica, il capitolo, questione di fisica, lungo capitolo, bene, alla fine della scorsa estate, adesso settembre-ottobre mi pare, un ragazzo mi ha mandato questo testo, adesso non ricordo, vi dico la verità, non me lo sono segnato il nome, ma se non mi sbaglio è qualcosa proveniente dalla Sicilia, Catania, Palermo, non lo so, non me lo ricordo, comunque potrebbe essere. Se questo ragazzo è all'ascolto e ha riconosciuto questo problema che mi ha inviato, beh, sappia che io lo sto risolvendo un po', effettivamente un po' in ritardo, quasi un anno di ritardo, ma comunque... non proprio un anno, comunque glielo sto risolvendo. Pendolo conico, di cui abbiamo già visto la datazione. Allora, abbiamo visto come abbiamo questa massa, questo pendolo che ruota, quindi sta roteando, no? Descrivendo, come dice anche il testo, una traiettoria circolare avente raggio R. Teta è l'angolo che ci dicono essere pari a 45 gradi, all'incirca ci siamo, che si forma con la verticale, su cui dobbiamo vedere quali sono le forze che agiscono su questa massa imponendo l'equilibrio, come sappiamo, no? Sicuramente c'è la forza peso, poi c'è la forza, eccola qui, forza apparente, forza centrifuga in questo caso, diretta radialmente radialmente verso l'esterno, che fa sì che mantiene il pendolo inclinato di quest'angolo teta. E poi c'è che cosa? Beh, c'è la tensione, la stavo mettendo, poi non l'ho messa, eccola qua, del filo inestensibile di massa trascurabile avente lunghezza L, di cui ci forniscono la misura. Bene, a questo punto, applicando come al solito qui il secondo principio della dinamica, poi scegliendo un sistema di assi, che ad esempio può essere questo, asse radiale, asse R e asse Z, ma potete scegliere voi qualsiasi tipo di sistema mobile, visto che comunque parliamo di equilibrio, deve risultare pertanto che P più la forza centrifuga più la tensione della fune del filo inestensibile di massa trascurabile deve essere 0. Proiettiamo lungo i due assi, asse R, che tutto sembra fuorché R, e asse Z. Abbiamo già visto, vi invito a guardare la spiegazione nella quale io sto dall'altra parte, la massa non cambia niente. La figura che l'amico mi ha fornito è questa qua, cioè la figura, ma conosciamo come la figura rappresentante il fenomeno del pendolo conico che abbiamo snocciolato nell'ultimo video riguardante la dinamica del punto materiale. Allora, lungo R abbiamo la forza centrifuga meno la componente lungo l'asse radiale in orizzontale della tensione, che la tensione è ovviamente, come potete vedere, T per il seno dell'angolo adesso opposto, questo trattasi di un triangolo o rettangolo, T sin teta, quindi meno T sin teta uguale 0, così come lungo la verticale deve risultare che meno mg più la componente verticale, beh, se questa è la componente orizzontale, t cos teta positiva sarà la componente orizzontale della tensione, t cos teta meno mg deve essere uguale 0. Qual è il punto? Il punto è che questa volta la forza centrifuga, che noi sappiamo si può esprimere in vari modi, la forza in modulo, la forza centrifuga è m omega quadro r, dove in questo caso, ve lo ricordo, r è questa qua, è il raggio della circonferenza descritta nella rotazione da questo pendolo che ruota con una velocità, ci dicono, v costante. Si può già rispondere alla domanda relativa alla lettera C per la verità, perché ovviamente sarà nulla l'accelerazione tangenziale, che non è altro poi che la derivata di v sul tempo, no? Derivata seconda dello spostamento sul tempo quadrato. Quindi ovviamente possiamo già dire che la domanda C è accelerazione tangenziale, chiaramente nulla, e lo sappiamo. Ci chiedono però la prima domanda, la tensione T del filo, che possiamo subito determinare, però possiamo determinarla, direi proprio di sì, la possiamo determinare subito perché dalla seconda equazione T, come potete vedere, è proprio mg diviso il coseno di teta.
portando semplicemente mg a destra e dividendo ambo i membri per cos teta. Teta è 45 gradi, vi ricordo che questo ci aggira 5 su 0,7, perché il coseno di 45 gradi, così come anche il seno, è radice di 2 su 2, 0,70 circa. M è un 0,5 kg, secondo l'unità del sistema internazionale, e G è 9,8 metri, secondo quadro. Se fate questo conto, i risultati ci sono nel testo, circa lì nel testo mi dice 6,9, io direi un 7 newton circa di tensione. E su questo non ci piove. Terminata la tensione, possiamo anche determinare l'espressione della velocità di rotazione, V ci chiedono però. Per la verità poi ci chiedono anche il periodo T del moto, quindi serve sia V che omega. Scritta così va benissimo, ovviamente chi è la, non ho terminato qui, chi è R? Ovviamente è L, che è questa, ipotenusa per il seno dell'angolo opposto, quindi questa è L, abbiamo già visto nella spiegazione, seno di teta. Però noi non vogliamo la omega, vogliamo la V. Vi ricordo che la forza centrifuga però si può anche esprimere come MV al quadrato diviso R, dove R è sempre L sentita, quindi MV al quadrato diviso L seno di teta. Quindi posso dire che M V quadro diviso R, che poi non è altro che L seno di teta, forza centrifuga, è uguale, l'ho cancellato, alla componente orizzontale T sen teta della tensione, quindi è uguale a T sen teta. Ma questa è ancora uguale a che cosa? T l'abbiamo determinata, per la verità qui mettiamoci M con 1, perché il testo ci parla di M con 1, quindi M1, ma sono solo simbolismo, ragazzi. M con 1, G diviso cos teta. Guardando il primo e l'ultimo membro, eliminiamo le masse, dividiamo per M1 da una parte all'altra, e si trova come se moltiplichiamo per L sen teta da una parte all'altra, si trova come V elevato al quadrato, non è altro che L G sen teta al quadrato, perché qui mi sono dimenticato di mettere sen teta, diviso il coseno di teta. Quindi in definitiva V, ed ecco che la scriviamo qui l'espressione, in simbolico, problema francamente facilissimo, e evidentemente l'amico che mi ha mandato il testo non ha avuto un buon docente che gli ha spiegato queste cose, perché se io ve le spiego, ragazzi, ve le sto spiegando punto per punto tutti gli argomenti, io dico che la fisica non è così difficile, chiaramente poi, certo si può anche beccare un problema complicato, ma questo è tutto fuorché un problema complicato. La radice, quindi scriverei che questo è sen teta, portandolo fuori dal seno di radice, la radice quadrata di GL fratto il coseno di teta. Se fate questo conto, tenendo conto che questo è 0,7, anche questo è 0,7, questo è 9,8 metri secondo quadro, questo è un 0,6 metri, visto che ci danno la lunghezza in centimetri, vi dico subito che questo conto vi viene un circa, vi viene un 2,03 ovviamente metri sul secondo. L'accelerazione tendenziale è nulla, manca solamente l'ultima, ovvero il periodo T. T per definizione chi è? È 2π greco su omega, omega in questo caso è la velocità angolare, che però noi possiamo determinare perché dall'espressione che eguaglia la forza centrifuga con la tensione, con la componente orizzontale della tensione, si ottiene che M con 1, guardate, omega quadro L sen teta è pari a T per il seno di teta. Sen teta e sen teta se ne vanno, quindi si ottiene che M con 1 omega quadro L è pari a T, che è M con 1 G su cos teta. M1 e M1 di nuovo se ne vanno, dividendo per L, mettendo la radice, si ottiene che omega, lo scrivo qui, è la radice quadrata di G fratto L cos teta. E pertanto, ve lo confermo, ribaltando, perché T è 2π greco fratto omega, scrivo qua, fatemi a questo punto cancellare il disegno, che ormai conoscete, direi, a menadito, come si suol dire, T è 2π greco su omega, quindi è un 2π greco per 1 su omega, cioè un radice quadrata di proprio L cos teta su G. G rappresenta l'accelerazione assoluta, ovviamente non ho detto, ma ci siamo messi nella prospettiva da un punto di vista della massa, dell'osservatore che sta sulla massa, quindi che sta rotando, sistema rotante di riferimento non inerziale, questo conto viene un 1,3 secondi e i risultati sono quelli che presso a poco vengono anche citati nella foto, nel file che mi ha inviato l'amico, credo, ripeto, credo, dalla Sicilia, non vorrei sbagliare. Ciao a tutti.